Hello. Due O. Questo gioca tank, mi sa che giochiamo Enchanter. O Thresh, o Taric. Ari Fiddlesticks, ok? Abbiamo un sacco di CC, quindi Taric è molto forte. E anche gente che va in. Anche Blitz can giocare. Ce l'hai un, non lo so, Kalista. Kill lane. Kalista. Guys, vabbè. Allora. Le rune vanno bene, teniamo l'exhaust. Ok, agitiltato, boys. Rakan non mi piace come pick. Anche se da quando hanno messo l'item. Che l'ho fatta tankare è diventato molto più forte. L'item giallo a support. Bella plat, niente, un cerottino per respirare meglio. Buongiorno Brodello, buongiorno a tutti. Ignite. I play exhaust for runes and items. Dico anche per gli items perché con la slit tu procchi. Con l'exhaust tu procchi la slit. Vi prego, ondeggiate. Oddio, siamo in game. In un buon matchup, una bella draft che secondo me si vince facilmente. Forse Ari doveva giocare Cleanse invece che TP. Good luck e fun, boys. Cos'è la slit? La slit è questa roba qua. Solstice Lake. Nessuno, non ci credo. Rakdos può fare cringiate a livello 1. Let's go base.
A livello 1 vinco loro perché c'hanno più push. Possiamo probabilmente cercare qua però. Posso forse anche fare il bullo. Aia. Sì. Jinx pusha più noi. Giri Pack Loss mi manda in best. Io ho tanco io no, PV. Sì. Se lo prendi si fa male. Vabbè, devo giocarla. Possiamo probabilmente flashare qua. Questo è un gran freeze. Quello è il flash, quindi si caga anche addosso. Non approvo. Devo solo per un millesimo. C'è un buco? Mi suiciderei, ma arriverà Kandare, mo la kill a Jinx. Peccato, speravo di ammazzarlo. Facciamo Swiftness Pink. Perché ho preso la kill? Là non era sicuro che sarebbe morto. Poi non è così grave, se il support prende le kill early game. Adesso abbiamo le Swiftness, rommiamo subito mid lane, abbiamo un bellissimo tempo. Soprattutto gli early game, le kill sul support sono forti. Dovrebbe fare TP back mid lane a Annie e la troviamo mid lane. Eccola là. Chissà se è killabile, se ha il 6 sicuramente sì, così forse no. Tornare bot, non dovrebbe essere precoce qua. Il problema è che non c'ho mana. Tipo qui, senza le Swiftness, ero sempre morto. Questo è un bel lavoretto. Sono esperienza anch'io. Lui chiede una mano, ma... King. Ma hai detto che fosse una gran call questo. Allora, mid lane muore invece. Mid lane è una gran call ingaggiarla.
Forse di Kumar. Sto proprio godendo. Facciamo HP, pink, ricaricabili. Guarda, senza le swiftness non avremmo fatto tutte queste kill, tutte queste giocate. Ora vabbè, ce l'avremmo comunque, però. C'è questa cultura del KS come la cosa più grave del mondo. Non è la cosa più grave del mondo. Ovviamente, se è possibile, converrebbe lasciare la kill, ma succedeva più che bene. Andiamo mid lane. Adesso non so se era paga e loss o cosa, ma mi è sembrato che la mia cazzo di non sia andata. Lei non leva danno comunque. Ari, forse non ha regollato. Sì, lo so che ho colpito la torre, ma ho mezzo panicato perché appunto la mia prima E non è andata. No, lo prendo. Volevo Rakan, non volevo. Oddio, dovrebbero comunque morirci. Ci facciamo il Knights, sì. Qua si poteva pusharlo, ovviamente. Qua bisognava pusharlo, no? Maybe I'm wrong. Dovrò mai top lane. Ora fa il 6, sì. Io non ho il 6. Non ho mana. Non hai detto che sia una buona idea. Bello. E era off tempo, quindi ho detto, sai cosa? Usiamo questo off tempo per entrare in tempo. Abbiamo fatto questa roba. Qua vendo le pozze, mi faccio. Allora, ci abbiamo cosa? Muore la cam. Allora, la giocata è andare per la cam adesso. Oh shit. Che peccato. Minchia, ma è velocissima la cam. Potrebbe comunque morirci qua. Contentiamoci. Guardiamo pure mid lane. Mi sa che è finita, no?
volevo giocare, ma non si può. Non abbiamo più che altro, sai cosa? Il Malasuari. Questo te lo devi farmare tu. Brava. Abbiamo 100 gold il Nightfall. Qui dovrebbe essere guardato, ma abbiamo Vision. Recall, ragazzi. Oppure proviamo anche la Jinx. Godlike, muore mi sa. Ricollerei. Oppure no. No, rimaniamo. Questo è tutto tempo. Allora, sì, l'item ce l'abbiamo in casa. Ma noi vogliamo giocare qua. Nice. Finisce in tragedia, mi sa di no, ma... Io muoio. Allora, lui mi dovrebbe andare avanti, sicuro. Non è male. Top abbiamo preso un sacco di vantaggi. Giochiamo per l'Herald e per la Torre Midlane. Il Knight lo diamo a casa, che è gigante. Non dovrebbe giocare secondo me. Oddio, sai che se non muore subito. Ce l'ho anch'io. Devo flashare forse. L'Exhaust che se non mi muore. Chi è? Ma vi giuro, c'ho dei packet loss della Madonna. Guarda qua. Mi mandano proprio in tilt. Guarda qua. Non ti capisci un cazzo. Mi faccio Magic Resist, mi fai il Locket, sì. Dovrebbe morire abbastanza facilmente Jinx. Io forse potevo grabbare la camma, dubito.
Non ci è costato molto male, quindi l'ho fatto. Questo è proprio un bel lavoretto che stiamo facendo. Bellissimo. Ci abita il blue buff. Siamo in tempo. Un setup all'Eraldo. In realtà non è un bene perché non siamo in tempo con la squadra qua. Con l'amica Kata ci mettiamo 10 minuti in meno. È anche scammabile in questo momento. Possiamo giocare midlane. C'è un buco? Probabilmente Jinx era gabbia, ma siamo in... Flancabile. Un po' bullo questo ragazzo. Non giochiamo, eh. C'è morto Olaf. Olaf sta giocando un po' troppo reckless. Era fuori posizione pure qua. Qui muore. Ho messo il Knights, ma... Qui vince. Oi, 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 finisce male. Finisce male, sì. Ci abbiamo Baron Vision da prendere. Il Nezzo prima gli ha salvato la vita a casa. Ah, non è vero, ho detto una cazzata. Non ce l'aveva addosso. Con Nezzo però sarebbe stato più semplice sicuramente. Non è giocabile Rakan contro di noi, hanno troppo, abbiamo troppo CC. Non può proprio salvarsi quando troviamo fuori posizione. Non credo che riesca a suicidarsi in tempo. Io ho il flash e la ulti. Non so se è Worf. Non vale nulla. Probabilmente no. Volevo Jinx. Dovrebbe finire bene. Metti un Exos. Non c'ho l'Exos. Non muore. Io sì.
Potrebbe morirci. Penso ci muoia. No, no. C'è il locket. Mi faccio adesso cosa? Frozen. Abyssal Mask. Allora, ci abbiamo due AP in squadra, è vero. Però il loro AP fa abbastanza schifo. Che nome farei Abyssal Mask? Forse Healer Reduction potrebbe essere un'idea, sai? C'hanno comunque due hard healer. Giochiamo per N è già morta. Ora l'assist. Io giocherei per questa roba qua. Anche se non abbiamo la mia wave. Ti devo dare il nezzo a casa. Vabbè, ormai è tardi perché ha troppa poca vita. Jinx alla ultima in realtà. Lui era grabbato. Ma non muore uguale. Io muoio. Sì. GG al playhead. We were not on the same page. Con Kai'Sa e Olaf li uccidevamo, ma senza lei no. Andiamo a casa. Comunque, con Blitz continua. Ma comunque, secondo me è un buon game, pure quello di prima, dai. Dicevano ci fosse il Corriere, cosa vuol dire ci fosse il povero Corriere? Il Corriere, cos'è il Corriere? Come item da fare? Corriere. C'è un pacco per te. Ma non mi ha chiamato nessuno. Alla porta. Sono anche andato ad aprire come un coglione. Potresti dirmi quando abitare la zitta e quando no con Blitz? Ma io la faccio praticamente sempre. Comunque, se hai. In realtà contro questo team poteva tranquillamente starci fare l'item giallo, ok? Quello che ti fa tankare di più. Contro Poke quell'item fa schifo. In generale a me questo piace perché comunque speed i tuoi alleati, li velocizza e ti dà un'utilità di cura che Blizzcan di base non avrebbe. Cos'altro ti volevo dire? Sì, in partite diciamo contro Rell, contro Alistar, cose così, quello sarebbe magari più appropriato fare l'altro. Però questo lo faccio il 90% dei game, diciamo.
Light and Jolla lo vedo solo su Pike. Light and Jolla solo su Pike. No, si gioca senza quei campioni. Su tutti i tank engage si può tranquillamente giocare. Io questo lo preferisco comunque. Cioè, su 3C potete tranquillamente pure giocare quell'item.